Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ho appena finito di registrare il video dell'Idol, ce l'ho ancora in mano. In questo momento ho finito di registrare l'outro di un video e inizio l'intro di quello dopo. Chissà chi di voi si è aggiudicato quest'esca, perché l'asta finiva oggi alle 13. Comunque, mi è venuta un'idea. Siccome per questo ci ho messo veramente tanto impegno, è stato un artificiale impegnativo e se non avete visto il video ve lo linko qua sopra, ho deciso oggi di fare un'esca tra virgolette veloce, una cosa particolare, un'idea che mi è venuta in mente. Un'esca divertente, sia da costruire che secondo me da utilizzare. Mettiamoci al lavoro. Sono sicuro del fatto che sia la prima volta che vedrete iniziare un video di costruzione con un trapano a colonna e una punta a tazza. Qualcosa non quadra. Questa sarà la mia esca. Come prima cosa vado a fare il foro per il piombo, che sarà centrale e abbastanza profondo. Allineato al centro e fatto sotto rispetto al verso della fibra del legno, che è molto importante rispettare. La punta da trapano mi serve per chiudere momentaneamente il buco e non far colare il piombo di sotto sui miei piedi scalzi precisamente. Ci sono quasi riuscito lo stesso. Comunque, bicarbonato e c'è un'acrilica per chiudere il buco sul mio ormai onnipresente pezzo di CD rimasto dall'esca CD. Carteggiato, bello liscio, e vado a fare il taglio per la paletta. Linea vite, e potrei aver inventato un nuovo sistema per farli velocemente se funziona. No? Ci vuole più tempo che farli uno per volta, forse per quel morso che non chiude perfettamente. Non è un brutto sistema, bisogna solo perfezionarlo. Ho già segnato i punti dove fare i fori. Andiamo subito ad incollare gli anellini. Potrebbe essere l'artificiale più ignorante che abbia mai visto. C'è un'acrilica per isolare il legno e a questo punto io credo proprio di sapere esattamente come andrò a verniciare questo artificiale. Non è ciò che avevo in mente, ma è ciò che mi è venuto in mente in questo momento. Lasciamo asciugare, poi una bella carteggiata e siamo pronti a verniciare. Iniziamo con il bianco. Giallo.
una bella mano di resina UV. E mentre la prima mano di resina asciuga, vado a tagliare la paletta che ho deciso di far rotonda. Ora pazienza, carta vetro e la facciamo diventare perfetta. Esattamente così. Vado a dare un'altra mano di resina e ci siamo. Grammi di peso, 4 centimetri e non pensavo di doverlo mai dire di diametro, lo rendono un'esca perfetta per non prendere assolutamente niente. Vi spiego il perché. Primo, in natura niente e assolutamente niente di commestibile per un predatore esiste sotto forma di qualcosa del genere. Una forma così in natura, tolto un frutto, non so cosa possa averlo, poi specialmente piatto, cioè. Secondo, sempre in natura, uno dei colori che più di qualunque altro dice statemi lontano è il giallo, soprattutto insieme al nero. Pensiamo a calabroni, vespe, rane velenose, serpenti, qualsiasi cosa di giallo in natura, quasi qualsiasi cosa, è pericoloso. Però non bisogna sottovalutare l'audacia dei bass ed il fatto che magari funziona veramente bene. Floating, galleggia proprio per un pelo ed è una cosa ottima secondo me, non ci resta che andarlo a provare. Fa un caldo atroce, potrei starmene a casa davanti al ventilatore, invece sono a pescare quel fottuto Pac-Man e non so neanche se funziona e non ho altre esche dietro. Siccome l'ho costruito oggi pomeriggio, ci ho messo circa un'ora e mezza, siamo alla sera, questa è ufficialmente una challenge 24 ore per costruire e catturare. Funziona anche, per qualche motivo funziona anche, un movimento stretto. Non ho ancora visto attacchi, chissà come mai. Ho cambiato l'inclinazione della paletta e ha un movimento. Ha un movimento assurdo. Come fa? Com'è possibile? È un piatto, è un disco, come fa a muoversi così bene? Che ovviamente lo so, l'ho piombato in un modo furbo, però è stranissimo vederlo muovere così. Ora mi dà un po' di confidenza in più, è sempre una pallina gialla in mezzo a un lago. Però è una pallina che si muove da sola e vibra. Potrebbe essere un'interessante esca da siluro perché muove veramente tanta acqua. È il siluro che, di come è fatto un artificiale, gliene interessa ben poco. Potrebbe essere una preda ottimale. Bisognerebbe che piovesse un po', così vi ci posso portare. Ho una settimana e mezza di tempo, quindi qualche possibilità c'è. Però, per come sta piovendo quest'estate, ci credo poco. Dichiaro ufficialmente fallita la sfida di costruire e catturare in 24 ore. Se non riesco a prendere niente con questo artificiale, ci vediamo in officina. Altrimenti ci vedremo sul fiume. Per stasera vi saluto. L'esca funziona, ma sfortunatamente niente vuole mangiarla, forse per il colore. Non ho neanche avuto occasione di provarla con i siluri perché ovviamente non ha piovuto, pioverà oggi e domani non potrei andarli a pescare in ogni caso, quindi sfida fallita. Come al solito qua sotto in descrizione trovate il link al mio profilo Instagram, Facebook, la mia wishlist di Amazon, la lista degli oggetti che uso nei video e preparatevi perché martedì prossimo ci sarà un video molto interessante. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!